Amici telespettatori, bentrovati a 19 Live in Tour, comuni siciliani, sempre con un obiettivo, quello di promuovere le bellezze dei nostri comuni siciliani e non soltanto saperne le ultime notizie a proposito delle tante iniziative comunali che i paladini dei nostri comuni, ovvero sia i sindaci, mettono in campo ogni volta per cercare di migliorare anche la qualità della vita di ognuno di noi. Lo facciamo con questo obiettivo e saluto il sindaco di uno dei comuni più belli del mondo. Non penso di allargarmi perché lo dicono tutti. Taormina, benvenuto al sindaco Mario Bolognari. Buonasera, dottore Oddo. Grazie. Siamo qui. Grazie. Siamo qui ancora una volta. Ancora una volta, perché noi teniamo i riflettori accesi, lo facciamo veramente con il cuore, perché se non lo facciamo noi, che siamo una TV regionale, adesso ci siamo allargati anche in Calabria e abbiamo una piattaforma da milioni di visualizzazioni, tanto che siamo diventati degli influencer, grazie alle produzioni che facciamo. Allora, detto questo, Taormina sicuramente, come tutti i comuni siciliani, sta pensando a quello che verrà, anche attraverso delle iniziative. Io partirei intanto con, come abbiamo fatto con tanti altri sindaci, insomma, sapere quali sono le iniziative dal punto di vista economico-finanziario e degli interventi per sviluppare, ovviamente, perché ce n'è tanto bisogno in questo momento. Si parla tanto di una ripartenza importante, no? Sì, diciamo che Taormina quest'anno in estate è ripartita anche abbastanza bene, purtroppo soltanto nella seconda metà di luglio e nei mesi successivi, però la stagione si è anche prolungata fino a sostanzialmente i giorni scorsi, quindi anche nel mese di novembre, e questo ha in qualche modo risollevato le sorti della città. Naturalmente le iniezioni, il supporto dello Stato, della Regione e in parte anche del Comune sono essenziali, perché altrimenti questa ripartenza senza questo apporto aggiuntivo non riuscirebbe mai a decollare. Quindi, insomma, direi una stagione con luci e ombre, che si chiuderà, non so bene se molto al di sopra o comunque al di sopra del 2020, e che ci fa sperare per il 2022. Quali sono le iniziative che pensate di sviluppo, anche perché in funzione di quelli che sono gli aiuti che possono arrivare dal PNRR e da iniziative che poi ogni sindaco prende per poter usufruire di questi finanziamenti europei? Allora, non appaia strano, per una località turistica lo sviluppo è fatto soprattutto di servizi e di qualità dei servizi stessi. Sì. Quindi noi pensiamo, io ho delle personali perplessità sulla capacità di spendere del sistema Italia, quindi sono grandi risorse, speriamo che si possano spendere attraverso progetti che devono essere pronti praticamente domani, perché il PNRR non prevede soltanto molto denaro, ma prevede anche poco tempo per poterli spendere. Quindi se una massa che interviene tutta contemporaneamente ha un senso, se i tempi si allungano evidentemente i calcoli sono di una ripresa molto più lenta. Noi puntiamo molto all'ambiente, puntiamo molto sull'ambiente e sulla qualità dei servizi. Pensiamo per esempio a un sistema acquedottistico, a una captazione di acqua potabile, insomma sono dati essenziali, un abbattimento delle emissioni, un aumento del risparmio energetico. Insomma, pensiamo di interpretare quello che è un po' lo spirito del PNRR, cioè dire sì sviluppo, sì immissione di denaro, sì realizzazione di opere pubbliche, ma che siano compatibili con l'ambiente e che contribuiscano ad un cambiamento anche dei nostri stili di vita, perché purtroppo la pandemia, questi sono fondi che arrivano a seguito, per colpa, a causa della pandemia. La pandemia, se ci ha insegnato una cosa, è che dobbiamo essere sempre molto prudenti, dobbiamo rispettare l'ambiente e dobbiamo cercare sempre
di portare il nostro sistema verso la compatibilità, che non è soltanto la compatibilità ecologica, ambientale, è anche una compatibilità sociale. Quindi dobbiamo fare in modo che non si acuiscano le differenze tra le famiglie, tra le persone, tra i cittadini, ma che queste differenze si attenuino per avere un sistema molto più equilibrato, non solo di distribuzione delle risorse, ma anche di accesso alle risorse. Taormina è sempre stato un comune dalle grandi difficoltà di accoglienza, no? Non fosse altro perché è anche un comune, uno dei veramente pochi multietnici, no? Perché da tutte le parti, nei tempi dei tempi, sono arrivate tante persone da altre nazioni che poi sono diventati taorminesi, no? Questo è l'aspetto principale, no? Per cui Taormina, oltre alle bellezze naturali, delle quali parleremo tra poco, ha il suo plus valore? Sì, questo sicuramente, perché tra l'altro alcune delle bellezze, basti pensare, faccio qualche esempio per chi conosce Taormina o anche per chi non la conosce, la villa comunale è un enorme giardino, un bel polmone verde che accoglie piante da tutto il mondo, è stata creata da una signora inglese, è stato creato da una signora inglese, ma molte ville private che però sono diventate pubbliche, nel senso che sono di proprietà di privati, ma insomma fanno parte del patrimonio comune di tutti quanti noi, non solo i cittadini che viviamo, ma anche i nostri concittadini temporanei, quelli che normalmente si chiamano turisti, godono di queste bellezze, sono state realizzate da inglesi, tedeschi, scandinavi, francesi. Insomma, il fatto che a Taormina, dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi, molti stranieri abbiano deciso poi di acquisire cittadinanza, di fare di Taormina la propria patria, ha cambiato questa patria, l'ha cambiata profondamente, l'ha resa più bella, l'ha resa più appetibile, l'ha resa in qualche modo quel panorama multietnico, come lo chiamava lei, multiculturale, che la rende una cosa speciale, la rende diversa. In Sicilia tutti cercano la sicilianità, a Taormina più che la sicilianità cercano l'internazionalismo, cercano la varietà delle culture, insomma, questo inevitabilmente l'ha resa un po' speciale anche nel panorama siciliano. Senta Sindaco, è bello parlare naturalmente di tante cose belle che Taormina racchiude, ma i sindaci sono sempre in prima linea e in campo per cercare di ottenere quanto più è possibile per migliorare i servizi e la qualità della vita. Che cosa sta facendo il sindaco di Taormina nello specifico? Che interventi a breve, a medio e a lungo termine? Sì, quello che dicevo prima, e cioè dire stiamo cercando di inserire in tutti i piani strategici, compreso quello della città metropolitana di Messina, della quale noi facciamo parte, alcune opere che riguardano, per esempio, l'erogazione dell'acqua potabile. Noi in questo momento captiamo l'acqua potabile nell'alveo del fiume Alcantara. Questo è ottimo, nel senso che l'acqua è perfetta e ottima perché deriva dallo scioglimento delle nevi dell'Etna, ma nello stesso tempo è una schiavitù perché pompare l'acqua 365 giorni l'anno è un costo e anche un rischio perché di fronte a qualsiasi guasto noi abbiamo delle difficoltà. E questo naturalmente lo possiamo fare se c'è un grosso intervento di ammodernamento di tutti i sistemi. Stiamo pensando ad un cambiamento epocale dell'accesso, della mobilità, dell'accesso dall'esterno e della mobilità interna, perché con i lavori che partiranno entro il 2022 di realizzazione del raddoppio e spostamento a monte della ferrovia che collega Catania a Messina, noi avremo due stazioni. La vecchia stazione, che è stata, oggi ho ricevuto la notizia, che è stata premiata come la stazione più elegante del mondo. Chi conosce la stazione ferroviaria di Taormina, insomma, sa che questa definizione non è così esagerata come potrebbe apparire in un primo momento.
La vecchia stazione andrà, diciamo, ad essere utilizzata diversamente, probabilmente per un piccolo trasporto locale, ecologico, compatibile, non inquinante, e di tipo turistico, mentre la ferrovia che collega Messina a Catania, passerà sotto il Monte Tauro, cioè sotto il centro storico, con due stazioni, una sul fiume Alcantara e l'altra invece lato nord verso le Toiane. Questo cambierà completamente l'accesso alla città perché avremo meno mezzi su gommato, meno autobus per intenderci, Sì. meno taxi, meno automobili e più invece passeggeri che viaggeranno con il treno. Queste sono naturalmente prospettive a 7, 8, 10 anni, però sono le prospettive alle quali dobbiamo pensare perché si tratta di investimenti enormi che lo Stato e le aziende interessate stanno facendo e il Comune sta collaborando per cercare di completare un sistema che deve lasciare la città nel modo più libero, più garantito, più difeso dall'assalto delle automobili, dall'assalto dei mezzi inquinanti e deve dotarsi invece di un sistema interno con la ZTL, che è un'altra delle opere che stiamo realizzando, proprio per contingentare il traffico, i rumori e l'inquinamento da CO2, che può essere veramente la tomba del turismo. Oggi chi si muove soprattutto perché va a cercare luoghi dove vivere bene, luoghi dove È vero, è vero. E trascorrere le ore. a proposito di luoghi e di ambiente, noi siamo particolarmente dediti a cercare di sapere come si muovono i comuni in Sicilia a proposito di sicurezza dell'ambiente. Sappiamo che di recente, insomma, è notizia di quante catastrofi stanno succedendo in Sicilia, perché la Sicilia fondamentalmente è una regione molto fragile da questo punto di vista. E poi i cambiamenti climatici, eccetera, fanno la loro parte. Ecco, da questo punto di vista abbiamo sentito in passato, insomma, alcune frane che poi sono state purtroppo con delle lungaggini portate avanti, non certo per colpa del comune, ma per una serie di passaggi burocratici. Ecco, in tal senso per la difesa e la sicurezza dell'ambiente, che è particolarmente importante a Taormina, che cosa state facendo? Allora, a parte gli interventi tampone, diciamo, che servono per superare il momento di emergenza, io proprio in queste ore vengo da un sopralluogo con i funzionari della Protezione Civile Nazionale che sono venuti in provincia di Messina, hanno fatto una serie di sopralluoghi, hanno fatto quattro sopralluoghi nel territorio del comune di Taormina che riguardano quattro criticità e naturalmente l'intervento dovrà essere fatto. Ma la Quali domanda mi sono va. questi quattro luoghi, così li diciamo ai torminesi? Allora, è la via di accesso dal casello dell'autostrada verso il centro storico, quella che si chiama la via Garipoli, Sì. dove c'è stata di recente una frana che ci ha costretto a chiudere al traffico veicolare. Un secondo sopralluogo è stato fatto sulla via Roma, quella che guarda verso il mare, all'altezza degli hotel Schuller e Monte Tauro, dove c'è una grave incrinatura del muro di sostegno e una Sta difficoltà proprio a strapiombo abbastanza. sul mare, praticamente quasi. Sì, a strapiombo sulla via che porta al mare, la via Madonna delle Grazie, Sì. insomma. Un altro sopralluogo in via Arancio, che è vicino il fiume Alcantara, dove si creano degli allagamenti dovuti al fatto che lo sfogo delle acque piovane verso i fiumi è stato ostruito da recenti costruzioni di opere pubbliche, non del nostro comune, e che invece va in qualche modo messa a regime, e poi una frana che si è determinata sempre per il convogliamento delle acque bianche, delle acque meteoriche, sulla via Pescatori Bongiovanni, che guarda verso l'Isola Bella, con delle frane che hanno ostruito anche la strada statale 114. Ma più che guardare all'emergenza, che naturalmente è il mestiere del sindaco, probabilmente può essere utile invece sapere che stiamo realizzando un bellissimo progetto, sono circa 1.200.000 euro,
di smart city, un controllo della città intelligente e un uso di applicazioni proprio per muoversi preventivamente rispetto a questi problemi di carattere ambientale, per rilevare incendi, per rilevare aumento della temperatura in galleria, per rilevare smottamenti di muri di contenimento, per monitorare anche il traffico veicolare, che spesso può essere anche ragione di pericolo perché ostruisce le vie di accesso, l'ingresso dei mezzi di soccorso. Insomma, un insieme di cose per cui noi avremo una centrale operativa che sarà ubicata nel Palazzo dei Congressi, che si trova ai piedi della strada che porta al Teatro Antico. Lì ci sarà questa cabina di regia, questo punto di controllo dove arriveranno tutti i segnali, tutti gli input che provengono da un insieme di telecamere, di sensori, di termocamere. Mi hanno spiegato che sono delle telecamere che rilevano l'aumento di temperatura, insomma, un insieme di attrezzature, di tecnologie moderne che recentemente abbiamo presentato al Politecnico di Torino in un seminario dove c'erano una quindicina di città del mondo che presentavano questi sistemi di controllo molto avanzati che per noi, più che regolare il traffico, perché siamo una piccola realtà, servono proprio per dare un'idea in tempo reale di quello che sta accadendo in città, anche sul movimento di persone, eventuali pericoli che possono venire da strani atteggiamenti o strani movimenti delle persone che penetrano nella nostra città. A prescindere da, mi mettete delle immagini per favore anche mentre parliamo di Taormina, così perlomeno insomma facciamo godere anche i nostri amici telespettatori mentre il sindaco ci dà le informazioni. Sindaco che anche, così come diciamo molto spesso, è realmente responsabile della salute dei suoi cittadini. Qual è lo stato dell'arte e quali sono naturalmente i consigli e i comunicati che può fare un sindaco alla sua cittadinanza? Sì, io faccio settimanalmente, il venerdì mattina, un punto della situazione con una diretta che può essere vista da ciascun cittadino, nel quale do i numeri della settimana, che, come lei sa, sono il parametro per misurare lo stato di salute di una comunità. Non bisognerebbe superare i 200 ca 250 casi per 100.000 abitanti nell'arco della settimana. E noi invece questa settimana scorsa abbiamo totalizzato 31 nuovi casi positivi, che tradotto significa oltre 300 casi per 100.000 abitanti. Questo mi ha molto preoccupato, anche perché è concentrato tra i bambini delle scuole elementari, ma ha coinvolto anche le famiglie. E questo mi ha portato ad interpretare in modo restrittivo l'ordinanza regionale del presidente siciliano, con una restrizione obbligando all'uso della mascherina nel centro storico. Non tutte le vie del centro storico, ma quelle più battute dello shopping, a partire dal sabato prossimo, 4 dicembre. Quindi dal 4 dicembre al 9 gennaio, per tutte le festività, ci sarà una serie di addobbi, di spettacoli, di concerti, di mostre molto interessanti, presentazioni di libri, eccetera, ma nello stesso tempo noi vogliamo che tutto avvenga in sicurezza e abbiamo prescritto la mascherina obbligatoria all'aperto in queste zone della città. Ieri abbiamo avuto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dal prefetto di Messina. Io ho segnalato questa mia ordinanza, che era di 2 giorni fa, e penso che mi seguiranno anche altri sindaci, perché è stato consigliato dal prefetto stesso, diciamo, di adottare queste misure. In fondo, una mascherina da Un indossare piccolo per strada, sacrificio.
non è poi questo grande sacrificio. Esatto. Ma per capire, lei sa che io sono cresciuto a Taormina, lo sa benissimo, quindi per capire, questa restrizione parte da Porta Messina a Porta Catania. E esatto, è tutto il corso Umberto, da Porta Messina a Porta Catania. A Porta Catania anche la piazza al di fuori delle mura, quella che si chiama Piazza Sant'Antonio, e tutto il percorso pedonale che porta al parcheggio di Porta Catania, dove inevitabilmente, essendoci il parcheggio, si creano file, assembramenti, gruppi, eccetera. Poi la via Teatro Greco, naturalmente, la via di Giovanni, che è quella, insomma, dove ci sono quelli che fanno le granite buone, dove ci sono dei ristoranti molto rinomati, e quindi anche lì si crea assembramento, e le vie adiacenti, via Giardinazzo, via Calabitrulli, e la discesa delle Naumachie, che dal corso principale porta in questo quartiere dove ci sono molti ristoranti. Immagini che stiamo vedendo da questo video, naturalmente, che ci riportano proprio esattamente, insomma, nei luoghi dove lei, che lei sta descrivendo. Ecco, questa è la porta Ferdinandea, la cosiddetta Porta Messina. Da lì in poi bisogna indossare la mascherina obbligatoria. Ecco, così facciamo servizio pubblico, insomma, lo comunichiamo, sappiamo di essere molto seguiti a Taormina, forse anche per le mie origini. Su queste scale laterali che abbiamo visto poco fa, molto strette, no, non ho previsto questo obbligo, anche perché lì, insomma, assembramento non se ne può creare per ragioni fisiche, spaziali. Fisica, certo, perché insomma è difficile. Allora, so che abbiamo una locandina, non so se la regia adesso me la può proporre, perché il sindaco aveva piacere anche di promuovere gli aspetti culturali importanti, insomma, c'è un'iniziativa, mi pare, alla quale lei tiene in modo particolare. Sindaco. Non la vedo la locandina. La locandina adesso arriva, eccola allora, qua. Eccola. Allora, noi ecco, vabbè, questa è una cosa che mi interessa direttamente, perché io facevo parte della giuria che ha conferito il premio Cocchiara, il grande antropologo e studioso delle tradizioni popolari nato a Mistretta, ma che ha ricoperto la prima cattedra di questo tipo all'Università di Palermo nella prima metà del Novecento. Sì. È un premio che è stato assegnato a Matilde Callari, una professoressa ordinaria di antropologia culturale dell'Università di Bologna, adesso in pensione, che viene a ricevere questo premio e che farà una lectio magistralis proprio sulla vita, la cultura nel periodo della pandemia, quindi una cosa anche molto, molto, insomma, attuale. Però questo è il 10 di dicembre. Il 10 di dicembre però è preceduto da una inaugurazione di una mostra che si chiama Dialoghi Siciliani, che facciamo al Palazzo dei Duchi di Santo Stefano e alla ex Chiesa del Carmine, giorno 5 domenica, quindi tra pochi giorni, e poi l'8 inauguriamo una bellissima mostra che già è allestita quasi completamente, che verrà inaugurata per l'Immacolata nel pomeriggio nella sala grande della biblioteca che si trova nella piazza 9 aprile, dedicata al cantastorie Ciccio Busacca, un grande cantastorie siciliano che ha valicato ampiamente i confini italiani, ma anche quelli internazionali. La Fondazione Ciccio Busacco è una fondazione costituita dagli eredi che hanno raccolto tutto il materiale privato di questo grande cantastorie, che ha collaborato con intellettuali siciliani molto importanti come Ignazio Buttitta, Orazio Strano ed altri. Quindi, insomma, un Natale dedicato alla Sicilia, Dialoghi Siciliani, Ciccio Busacca, premio Cocchiara, e poi chiuderemo giorno 10 ancora con una presentazione di un libro che parla dei misteri e degli inganni della Sicilia e sulle narrazioni letterarie e fotografiche e cinematografiche che sulla Sicilia si sono fatte nell'arco degli ultimi 100-150 anni. Insomma, Taormina, specchio internazionale che rilancia la Sicilia, quella più tradizionale, quella più culturale, antica, quella più sentita probabilmente anche dagli stranieri. È vero.
Sindaco, è sempre un gran piacere sentirla, perché lei ha una grande potenza comunicativa, quindi questo ci inorgoglisce, devo dire. Però volevo anche far notare ai nostri telespettatori come con i sindaci in questo appuntamento noi parliamo di tutto. E questo tutto poi quando i sindaci rispondono così ad ogni domanda, noi non ci prepariamo niente, io non preparo niente, tutti i sindaci lo possono testimoniare, io non preparo assolutamente nulla, chiedo e loro rispondono. Ecco qui perché io le definisco i paladini della vita sociale dei nostri comuni. Io la devo ringraziare veramente, sindaco, ancora una volta abbiamo dato forse un piccolo aiuto, insomma, ai nostri comuni. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Buonasera. Alla prossima. Buon Natale naturalmente, buone feste, insomma, come si voglia dire, insomma, l'importante è comunque che si sia tutti sereni e con buona salute, perché poi ci dobbiamo curare questo. Alla prossima, sindaco, grazie. Allora, Arrivederci. chiudiamo questo appuntamento anche di 19 live in tour comuni siciliani, questo viaggio che facciamo solitamente con questo spirito, quello di promuovere e far ascoltare dalle voci dei primi cittadini qual è lo stato dell'arte dei nostri comuni siciliani? Grazie per averci seguito e buon proseguimento dei nostri programmi.